Buongiorno dal TG6. In apertura parliamo di Covid. Dopo le festività di Pasqua, il ponte del 25 aprile, si teme una crescita dei contagi e delle ospedalizzazioni. Il virologo Paolo Fazi invita alla prudenza, spiegando che quasi certamente in autunno bisognerà partire con la quarta dose. Paolo Renzetti. Le festività pasquali ed il ponte del 25 aprile potrebbero causare un aumento di positivi e anche se in maniera minore di ospedalizzazioni nella nostra regione. Il direttore dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia del Santo Spirito di Pescara, Paolo Fazi, non nasconde la sua preoccupazione. È naturale che quando non c'è attenzione e quindi non c'è distanziamento sociale anche all'aperto, perché stiamo vedendo insomma, quello che succede soprattutto qui da noi, comincia a fare caldo, diciamo, il mare e la spiaggia ti invogliano, gli stabilimenti ti invogliano a frequentarli, eccetera. È naturale che la possibilità di contagio ci sia. Oltretutto, Omicron 2 è un virus altamente contagiante ed è un virus, così come lo è sempre stato anche SARS-CoV-2, ma si è capito il ritardo, non si è voluto far capire prima. È un virus che si trasmette per aerosol. Quindi al chiuso io consiglio di continuare a mantenere le mascherine, perché al chiuso, se l'ambiente non è molto areato, non ci sono molti ricambi d'aria, la possibilità di infettarsi sono veramente tante. Ma anche all'aperto, se si sta uno accanto all'altro, poi se si parla a tutti quanti assieme, il vocio aumenta di tono, noi siamo costretti a parlare con un tono più alto e questa situazione comporta uno spruzzo di, diciamolo chiaramente, di particelle di flughe più elevato, rispetto invece ad una situazione più silente. Appare ormai quasi certo che in autunno bisognerà ricorrere alla quarta dose per prevenire poi grossi problemi nella stagione invernale. L'epidemiologia, che è una scienza un pochettino più esatta della medicina, ci dice di stare un attimo accorti, attenti, perché il pericolo non è ancora passato. Probabilmente avremo un'altra invernata, speriamo una sola, con Covid-19, però probabilmente l'avremo. Sarà probabilmente un virus più infettante di Omicron 2, ma meno impattante dal punto di vista, diciamo, della salute, però dovremo fare i conti anche con questo SARS-CoV-2 persistente, secondo me ancora per un'annata, e quindi probabilmente forse ad ottobre sarebbe, diciamo, congruo effettuare una quarta dose per tutti. Voltiamo pagina. Casartigiani Abruzzo ha analizzato le trasformazioni del settore produttivo abruzzese tra il 2020 e il 2021. I dati confermano che le imprese artigiani hanno retto bene alla pandemia, particolarmente resilienti parrucchieri e centri estetici, in calo le attività manifatturiere e delle costruzioni. Tania Bonnici Castelli. Le imprese dell'artigianato abruzzese si sono dimostrate resilienti alla pandemia. È ciò che emerge dall'analisi che Casartigiani Abruzzo ha effettuato sulla base dei dati degli albi delle Camere di Commercio al fine di monitorare attentamente le trasformazioni del tessuto produttivo. Nel segmento 2020-2021 i numeri non sarebbero del tutto sconfortanti. Se è vero che sono svanite 351 imprese tra le quattro province abruzzesi, pari all'1,1%, è anche vero che il periodo preso in esame ha risentito degli effetti della pandemia, con le restrizioni e la compressione dei consumi e della produzione. Tra le attività in calo ci sono la manifatturiera, meno 118 unità, e le costruzioni, meno 117. Resilienti invece i settori dei servizi alla persona, parrucchieri, barbieri, centri estetici, con 5.600 unità. Del commercio all'ingrosso, al dettaglio, infine riparazione di autoveicoli e motocicli con circa 2.800 unità. Le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione restano immutate, con circa 1.300 unità ancora presenti. I dati vengono recepiti dai coordinatori di Casartigiani Abruzzo, Dario Buccella e Flaviano Montebello, come positivi. Lo sguardo ora è rivolto all'anno in corso e all'onda d'urto della guerra russo-ucraina e della crisi energetica che ne
scaturita. I rincari delle materie prime e delle utenze stanno rendendo vani gli sforzi degli artigiani e le loro attività sempre meno redditizie. L'associazione di categoria chiede che il sistema del credito venga snellito e supportato a livello governativo per evitare che molte aziende spariscono per quella che si può definire la tempesta perfetta, il binomio pandemia-guerra. E fanno ben sperare anche i numeri del turismo abruzzese tornati positivi e che a Pasqua hanno fatto continuare l'ascesa della nostra regione anche in vista della stagione estiva. Ottimista l'assessore regionale Daniele Damario al microfono di Paolo Renzetti. Assessore, i primi numeri riguardo al turismo nella nostra regione sono numeri positivi, parliamo della Pasqua, ora ci sono i ponti, ci si avvicina alla stagione estiva, la partenza è stata più che positiva? Sicuramente sì, abbiamo dei numeri decisamente confortanti, tutto ci fa pensare che sarà una estate sicuramente positiva per tutto il comparto turistico abruzzese, quindi oltre alla costa che come sicuramente rappresenta ancora il core business del nostro turismo regionale, ma sicuramente parliamo anche delle aree interne, parliamo dei parchi, parliamo di tutto un sistema legato anche al turismo che oggi va di gran moda, esperienziale, legato ai turisti che oramai quando vanno in vacanza non vogliono solo vedere ma vogliono anche fare, quindi abbiamo sicuramente dei dati molto positivi riscontrati a Pasqua, abbiamo sicuramente dati positivi per i prossimi ponti, abbiamo degli indicatori che ci fanno pensare che sarà una bella estate. Voi siete reduci dalla BIT, della Borsa Italiana del Turismo di Milano, dove avete rilanciato il marchio della regione Abruzzo. Ma diciamo che dopo due anni di sosta, insomma in qualche anno in cui la nostra presenza non è stata una presenza importante, ci siamo ripresentati con una presenza importante, devo dire i risultati anche lì sono molto positivi, gli operatori che hanno partecipato sono tutti soddisfatti, hanno avuto riscontri oggettivi della nostra presenza, è il primo passo per riportare l'Abruzzo al posto che merita per quanto riguarda il turismo italiano. Cambiamo ancora argomento, la UIL Polizia Penitenziaria. Questa mattina a Pescara ha riunito in congresso i delegati regionali per le elezioni dei nuovi vertici. Emerge la difficile condizione in alcune case circondariali. Abruzzesi, vediamo. Segretario, oggi c'è questa assemblea, questo congresso a Pescara, ovviamente si parla della situazione nelle carceri abruzzesi, insomma qual è oggi la criticità? Ma le criticità sono molteplici, noi siamo in piena fase congressuale, oggi appunto si celebra il congresso regionale della UILPA Polizia Penitenziaria dell'Abruzzo che è il cuore dell'Italia ed emblematicamente rappresenta un po' tutti quelli che sono i mali del sistema, a partire dagli organici. E gli organici della Polizia Penitenziaria sono carenti di 18.000 unità rispetto ai presenti che sono 36.000, quindi mancano il 50%. E attenzione, questo non è un dato quantificato dal sindacato, ma è stato quantificato dall'amministrazione penitenziaria stessa attraverso uno studio. C'è un problema di modello custodiale, quindi di gestione dei detenuti, che provoca costanti aggressioni ai danni della Polizia Penitenziaria. Sono più di 3 le aggressioni gravi al giorno nei confronti della Polizia Penitenziaria, tanto che avevamo chiesto il dato degli aggrediti, che poi per noi sono infortuni sul lavoro, nel 2021, ma l'amministrazione non l'ha fornito, adducendo motivi di ordine e sicurezza pubblica, perché secondo l'amministrazione stessa da questo dato potrebbero derivare rivolte nelle carceri, come dire, si evincerebbe la vulnerabilità del sistema e allora anziché intervenire si preferisce nascondere. Oltre alle croniche carenze di organico c'è anche la questione dei detenuti psichiatrici. Purtroppo questi detenuti psichiatrici dalla chiusura dei manicomi sono stati sostanzialmente la maggior parte inviati in carcere, non ci sono, la struttura non è adeguata, il personale non c'è, psichiatri ne sono pochi e lavorano pochissimo, non per loro scelta ovviamente ma per scelte della ASL negli istituti, e questi detenuti psichiatrici sono sostanzialmente affidati alla Polizia Penitenziaria che è fortemente sotto organico, immaginate il cocktail che si crea insomma.
E a proposito di sicurezza e ordine pubblico, dal prossimo 9 maggio anche a Pescara le forze di polizia potranno utilizzare il taser, l'arma a impulso elettrico. Lo ha annunciato il sottosegretario all'interno Nicola Molteni. Vediamo. Sottosegretario, oggi Pescara lei ha annunciato che dal 9 di maggio il taser, la pistola elettrica, entrerà in funzione, verrà utilizzata dalle forze di polizia anche nella città di Pescara. Sì, il 14 di marzo il taser è partito in 18 città italiane, dal 9 di maggio anche Pescara, Treviso, Udine e Sassari saranno altre città e poi altre, in totale 16 nel mese di maggio saranno le città nelle quali ovviamente ci sarà non la sperimentazione ma l'uso effettivo. La sperimentazione del taser è già stata fatta, ha prodotto esiti assolutamente positivi e quindi dal 9 di maggio anche polizia, carabinieri, guardia di finanza che fanno attività di prevenzione e di controllo del territorio potranno utilizzare il taser che, ripeto, è uno strumento di difesa e non di offesa, uno strumento di sicurezza e non di violenza, ha un'efficacia di deterrenza importante per tutelare gli operatori e le forze di polizia per garantire al meglio la sicurezza dei cittadini anche di Pescara. Cosa cambierà con l'utilizzo di questa nuova arma? È un'arma non letale, è un'arma che inibisce i movimenti muscolari, che garantisce l'incolumità dell'operatore di polizia, che ripeto fa prevenzione, attività sul territorio, quindi di coloro i quali stanno a contatto con la criminalità vera, e quindi credo che sia uno strumento in più per poter garantire sicurezza agli operatori, e nel momento in cui noi abbiamo gli operatori in sicurezza ovviamente si alza il livello di sicurezza di tutto il territorio e dei cittadini. E oggi a Pescara era venuto qualche mese fa per l'inaugurazione della sala operativa della Polizia Municipale, siamo a Pescara in Abruzzo, una regione che una volta era definita Isola Felice, oggi probabilmente non è più così. 1.200.000 euro di intervento cofinanziato dal Ministero dell'Interno e dal Comune di Pescara per la videosorveglianza, che è uno strumento, e le sale operative, che è uno strumento fondamentale per il controllo del territorio. Io credo che l'attenzione, e da questo punto di vista devo ringraziare il prefetto questore e tutte le autorità di pubblica sicurezza locali per tenere, e ovviamente tutti i rappresentanti delle forze di polizia per tenere il livello di attenzione e di controllo del territorio elevato. Non bisogna abbassare la guardia nei confronti della criminalità organizzata, nei confronti della criminalità diffusa, e bisogna tenere soprattutto l'attenzione alta nei confronti di quei fenomeni che creano allarme sociale. Pensiamo al baby gang, pensiamo alla malamovida, pensiamo allo spaccio. Qui c'è un territorio, ovviamente anche grazie alla capacità delle forze di polizia, di tenere alto livello di attenzione. Da parte nostra c'è un impegno, che è quello di rafforzare la presenza dello Stato, e si rafforza la presenza dello Stato in due modi: uno, potenziando gli organici delle forze di polizia con le assegnazioni che stiamo facendo tra febbraio e giugno, due, difendendo i presidi di legalità. La sicurezza è un bene fondamentale che deve essere garantito ed è un servizio fondamentale che deve essere dato ai cittadini, lavoriamo per quello. Ci spostiamo a Chieti, dove si lavora al piano sicurezza per il concertone del 1° maggio. Insieme a Roma e Taranto la città si prepara ad accogliere tra le 5 e le 6.000 persone. Selenia Secondi. Concertone del 1° maggio a Chieti con Morgan ed Andy del Blu Vertigo, scattano intanto le prime misure per organizzare tutto in sicurezza. Sì, esattamente, stiamo lavorando con i nostri tecnici per redigere il piano di sicurezza, il piano safety and security, da sottoporre alla prefettura, alla questura, con la nostra polizia locale. Nei prossimi giorni incontreremo i dirigenti e siamo sicuri che troveremo una sintesi per promuovere questa iniziativa, che ha un respiro che va oltre i confini della nostra regione. Ci candidiamo appunto ad essere un riferimento per il centro Italia, con un nome di richiamo come quello di Morgan assieme ad Andy dei Blu Vertigo e l'esibizione di tantissimi giovani artisti emergenti. Per accogliere più persone possibili, l'amministrazione comunale sta valutando tutte le soluzioni che garantiscano l'accesso di spettatori anche alla luce delle nuove regole anti-Covid che entreranno in vigore proprio dal 1° maggio. Per accedere a Piazzale Marconi sarà pedonalizzata la fine di via Colonnetta e la zona prospiciente la piazza. E poiché è prevista una partecipazione che si aggirerà intorno alle 5.000 persone, si sta valutando anche la possibilità di attivare un servizio navetta per consentire l'accesso a chi parcheggerà l'auto allo stadio Angelini. Un concerto che avrà un costo di...
Ma il concerto avrà un costo abbastanza, diciamo, in economia, lo stiamo chiudendo a una quindicina di mila euro per l'ente, e la cosa significativa è che non graverà sulle tasche dei commercianti come in passato, dove l'iniziativa si teneva con la raccolta sponsor delle attività commerciali presenti nella zona. Noi invece lo facciamo con fondi dell'ente, quei pochi fondi che abbiamo li ottimizziamo per promuovere la cultura, per promuovere la musica e soprattutto per dare visibilità a un'iniziativa così importante che riguarda la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, qual è il 1° maggio. L'erosione nella zona sud di Silvi ha costretto alcuni balneatori a tenere abbassate le serrande nei propri stabilimenti nel primo assaggio di bella stagione. Il ritardo sui lavori di ripascimento è un'incognita anche per l'avvio della stagione estiva, anche se il sindaco conferma la ripresa delle operazioni. A breve, vediamo. Già abbiamo saltato Pasqua, non possiamo prendere una prenotazione, fra qualche giorno è il 1° maggio, non lo so, aspettiamo Natale, forse quest'anno li metterò a Natale gli ombrelloni. L'ultimo weekend caratterizzato dal sole e dal caldo ha ufficialmente dato il via alla stagione balneare, con lidi e ristoranti presi d'assalto lungo tutto il tratto costiero della regione, ma non tutti hanno potuto beneficiare di ciò. Nella zona sud di Silvi ci sono stabilimenti che a causa dell'erosione non riescono ancora a pianificare la stagione estiva, le immagini parlano da sole e all'orizzonte non vi è traccia di interventi immediati. No, molto lento, secondo me non proseguono per niente, perché avevano detto che sarebbero ripartiti a settembre, ripeto, siamo dopo Pasqua, qui non hanno messo un sasso. Ad oggi non sappiamo se il ripacimento verrà fatto, come verrà fatto, perché come potete ben vedere qui occorre un mare di sabbia, quindi non lo so, a noi non ci hanno ancora comunicato nulla e sinceramente non è che ci crediamo più di tanto. Presto partirà il secondo lotto del ripascimento e per cui la Regione Abruzzo ha destinato al Comune di Silvi 150.000 euro. Un aspetto però secondario questo, lo definisce il sindaco Scordella, che spera invece nello sblocco del decreto per la compensazione dei rincari dei materiali, che tiene ferma nel porto di Ravenna la ditta che dovrà piazzare le barriere soffolte allo scopo di dissipare l'energia del motondoso, favorendo lo scorrimento della sabbia verso la riva e contrastarne il ritorno. La ditta che si deve occupare del ripascimento ha firmato il contratto con la regione, dunque dovrebbe partire da Martinsicuro e pensiamo che fine maggio, i primi di giugno sarà anche a Silvi. Naturalmente questo sarà, diciamo, un aspetto secondario, perché l'opera deve essere conclusa con le barriere soffolte, a cui speriamo veramente, con l'adeguamento dei prezzi attraverso il decreto del governo, di sbloccare anche questa situazione. Dunque l'intento di questa amministrazione insieme alla Regione Abruzzo è proprio quello di risolvere definitivamente questo dramma. Il suo stabilimento, oltre ad essere famoso negli anni, ma lo è diventato ancora di più perché il generale Figliuolo è stato e sarà sempre vostro ospite, comunque affezionato del vostro lido. Guarda, io sono stato con lui l'altro ieri, che è tornato a Silvi insieme alla moglie, abbiamo fatto due chiacchiere. Lui mi dice che vuole venire qua perché ci viene da 47 anni, è legato a noi come noi siamo legati a lui e alla sua famiglia. Ma non ci sono le condizioni, ma le pare che io non metterei gli ombrelloni? Io ne avrei già messi 100, avrei aperto il ristorantino per Pasqua, ma non ci sono le condizioni. L'udito è fondamentale per la vita sociale di ognuno di noi, poiché influisce sulla capacità di comunicare e stare insieme agli altri. La Regione Abruzzo dà la possibilità fino al 30 maggio di ottenere gratuitamente un apparecchio acustico presentando le dovute certificazioni. Vediamo. Ogni giorno in Italia 30 persone scoprono di avere un disturbo uditivo, un problema che coinvolge una persona su tre oltre i 65 anni. Nel mondo l'ipoacusia colpisce circa 360 milioni di persone, 7 milioni solo in Italia, pari al 12% della popolazione. Una buona notizia in Abruzzo per quanti hanno problemi uditivi e devono acquistare un apparecchio acustico, perché è stata prorogata dalla Regione Abruzzo la possibilità di avere gratuitamente l'apparecchio acustico. Un esempio virtuoso, l'Abruzzo è l'unica regione ad avere dato questa possibilità nel panorama nazionale. Proprio è stata la nostra regione la più virtuosa da questo punto di vista, perché rendere più semplice il processo, l'iter per arrivare alla fornitura dell'apparecchio acustico completamente gratuito, quindi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ha reso, come dire, la sofferenza per chi magari, per le classi anche meno abbienti o anche per chi semplicemente vuole vedere
riconosciuto un proprio diritto da cittadino di avere l'apparecchio completamente gratis. Ci sono dei requisiti, ad esempio l'invalidità civile è un determinato una determinata soglia di sordità per poter accedere a questo, ma in questo la regione, appunto l'Abruzzo, è stata davvero virtuosa e adesso la proroga è arrivata fino a fine maggio e ringraziamo quindi l'assessore Veria e naturalmente il direttore il dottor Damario che hanno capito che proprio in questo momento di emergenza l'udito non va trascurato. E per ascoltare in sicurezza il consiglio è sempre il solito: ai primi segnali di abbassamento dell'udito rivolgersi subito a uno specialista. La prevenzione è fondamentale. Siamo alla pagina dello sport, ripresa dei lavori in casa Pescara per preparare la gara del primo turno di playoff di domenica all'Adriatico contro la Carrarese. Da valutare le condizioni di Drudi mentre Zappella è pienamente recuperato. Intanto il legale della società Flavia Tortorella ha parlato ieri sera a Replay del proscioglimento del club nel giudizio di primo grado per l'inchiesta sulle plusvalenze. Andrea Costantini. Intervenuta ieri sera a Replay, il legale del Pescara, l'avvocato Flavia Tortorella, ha parlato della vicenda plusvalenze che si è conclusa alla fine del giudizio di primo grado con il proscioglimento di tutti i club deferiti, tra cui quello biancazzurro, e i dirigenti coinvolti. E dunque per il Pescara il presidente Daniele Sebastiani, il vice Gabriele Bankowski e il consigliere d'amministrazione Roberto Druda. Un risultato che per l'avvocato acquisisce ancor più peso specifico poiché nelle motivazioni della sentenza i giudici del TFF hanno citato una prova apportata proprio dal legale della Delfino Pescara circa la valutazione sul sito Transfer Market dell'ex attaccante Gianluca Caprari. Effettivamente è una sentenza particolarmente sintetica e quindi trovare uno stralcio della difesa spesa dal Pescara sicuramente fa piacere. Più che altro abbiamo cercato di dimostrare attraverso una prova documentale che comunque il sito Transfer Market fosse quantomeno inattendibile sotto il profilo della valutazione secca di delle prestazioni dei calciatori professionisti. Pubblicate le motivazioni lo scorso 22 aprile, da allora decorre il termine di 15 giorni entro cui la parte interessata, la Procura federale, può fare ricorso in appello. Un secondo round davanti alla Corte federale non è dunque da escludere. L'avvocato spiega poi perché al Pescara a febbraio, con l'atto di chiusura delle indagini, era stato contestato anche il più temuto comma 2, mentre poi nel deferimento il club ha dovuto rispondere solo del comma 1. Abbiamo fatto presente alla Procura che c'era stato un errore in ordine ad un calcolo contabile per cui l'errore aveva determinato un patrimonio netto inferiore al valore necessario per l'iscrizione al campionato. Corretto quell'errore, invece la Delfino Pescara aveva un patrimonio assolutamente in linea con i criteri per l'iscrizione al campionato. L'avvocato Tortorella non nega la preoccupazione che c'era per questo procedimento sportivo, quasi temendo una sorta di sentenza politica. Sì, ho avuto il timore che questo processo potesse essere un esempio per tanti altri e quindi in qualche modo potesse fungere da apripista per uno scoraggiamento all'utilizzo di plusvalenze fittizie. Tuttavia la politica... Quando ha capito che non era così? Quando ho ascoltato il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio che in qualche modo ha sposato il principio per cui non si può sottoporre a procedimento disciplinare delle società e dei consiglieri di amministrazione in un momento in cui non c'è ancora una dichiarazione di Gravina gli ha un po' aiutato. Mi ha molto rassicurata. Scendiamo in Serie D, la sofferta vittoria contro l'Alto Casertano permette alla Vastese di restare in zona playoff e di centrare l'obiettivo della salvezza. Un traguardo che il direttore generale Andrea Masciangelo ha dedicato alla città di Vasto e ai due massimi dirigenti, il presidente Bolami e il vice Scafetta. Vediamo. Una vittoria importante perché abbiamo raggiunto il primo obiettivo che era quella sicuramente della salvezza e che penso che sui 46 punti ci siamo, quindi faccio i complimenti a tutto lo staff tecnico, al mister e alla squadra, soprattutto perché abbiamo ottenuto questi 3 punti che non erano semplici, io lo sapevo, e la squadra ha mostrato carattere, forza ma anche intelligenza, quindi complimenti anche all'Alto Casertano perché questo è esempio di giornata di sport dove hanno giocato fino all'ultimo secondo con voglia e grinta e adesso ci meritiamo un po' di riposo.
prima di riaffrontare l'ultimo rush finale di quella settimana importante. Mi premeva appunto dare questi complimenti alla squadra e a tutto lo staff perché lavora da tempo, a tutte le persone che lavorano intorno alla squadra, perché è un primo traguardo che dedico fortemente alla città di Vasto e al presidente Bolami e al copresidente Scafetta, perché fanno veramente tanti sacrifici e non ci fanno mancare niente. Quindi questo primo traguardo a loro, 2-3 giorni di riposo e ci rimettiamo subito al lavoro per il rush finale. Che non è stata una stagione finora facile quella della Vastese, tra Covid, comunque a tanti cambi, ci sono stati anche dei malumori durante questi mesi anche in società, ecco, è stata dura. È stata dura, sarà dura, quindi non abbiamo fatto ancora niente, ci riposiamo 2 giorni e per la città di Vasto e per la società, ripeto, che ci è stata sempre vicina, per quello che vedo quotidianamente da parte di tutti i ragazzi, dai magazzinieri a tutti i dirigenti, al segretario, team manager, a tutto lo staff tecnico, allenatore, continueremo a lavorare così fino alla fine e poi vedremo cosa siamo stati capaci di fare. La partita di oggi ci deve insegnare che siamo un gruppo di lavoro, quindi non solo squadra, un gruppo di lavoro forte, e diremo la nostra fino al 22 maggio. Il futuro è ancora presto. Il futuro lo stabiliremo il 22 maggio, cercheremo di dare alla società il massimo e poi vedremo cosa esce fuori. Una cosa è certa, capisco l'amarezza della società, ma nello stesso tempo bisogna guardare quello che loro stanno facendo in questo momento, quindi ripeto, ci stanno vicini, non ci fanno mancare niente e noi spetta a noi raggiungere il massimo in modo che magari diamo una spinta ulteriore al presidente Bolami e al copresidente Scafetta per ripartire subito per il bene della città. Nel volley l'Abba Pineto sconfitta in 4-7 a Porto Maggiore ed ora costretta a gara 3 in programma giovedì sera con l'obiettivo di vincere e superare il turno. Nulla da fare per Altino che soccombe in 3-7 sul campo del Club Italia. Sergio Zappalorto. Pineto deludente, KO netto a Porto Maggiore in gara 2 dei quarti dei playoff di A3. Squadra solo a tratti apprezzabile, vedi ottima rimonta, ma soltanto quella della seconda frazione. La determinazione ferrarese costringe ora l'Abba alla bella, in programma giovedì 28 al Pala Santa Maria alle 20:30. Pazienza e speriamo bene. Perde un Altino rabberciato, ma si è rivista dopo l'intervento e legamenti la capitana Sissi Costantini sul parquet del Club Italia, ma la formazione del Press Papa continua a non dispiacere. La retrocessione è da tempo un dato di fatto. Venerdì l'anticipo a Lanciano contro il Vicenza. In B alla retrocessione scontata dell'Alba, di nuovo sconfitto, si aggiunge mestamente quella del Paglieta, largamente battuta a Monterotondo, e sono 4 includendo l'Impavida. In B1 femminile invece una pazzesca rimonta nelle immagini da 0-2 e nel terzo set da 17-23 a 25-23 per poi vincere al tiebreak, è tutto merito di una epica Teatina Chieti che ha travolto la fortissima vice capolista Castelfranco di Pisa. Le neroverdi ora si aggrappano all'ultimo turno da vincere ai Serni e già in B2 sperando in un altro contestuale KO dello Iesi per ritrovare poi il sestetto marchigiano nei playout. In B2 Abruzzo ad altissimo rischio, prevista la debacle del Pescara 3 a Fasano, così come nel derby quella del Montesilvano a Teramo che chiude, sarà a riposo nella prossima al secondo fantastico posto, ma fa peggio la Danunziana che retrocede cedendo nello scontro diretto al Pagliare che scenderà sabato sul campo del Gada con la speranza che almeno una delle restanti due abruzzesi vada ai playout. Di questi tempi sarebbe già qualcosa. E questa sera non perdete alle ore 21 l'appuntamento con Proteramo condotto da Jacopo Forcella, mentre l'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.